mia piccola e modesta attività di romanziere, sognerei di ideare una storia come quella che Michele Masotti e Michele Piattellini racconteremo stasera. Storia che è ambientata tra logge papali, attici di cardinali, allo stesso tempo postriboli, luoghi di perdizione, bettole, vicoli bui romani, e poi accoltellamenti, duelli, fughe, amori, appunto prostitute e quant'altro. Forse, anzi, in fondo, in questa storia Alexandre Dumas penserei anche se non avessi strafato nell'inventare un po' troppe cose. In realtà la storia che raccontiamo stasera nella puntatina nostra solita, ormai alla settima puntata del piccolo format La Zattera, L'arte ci terrà a galla, è una storia vera, è una storia che ha coinvolto un uomo ormai che è diventato leggenda, anche se riscoperto nemmeno un secolo fa, e che ovviamente a contorno di tutta questa storia c'è la storia dell'arte, la grande arte immortale che noi trattiamo senza pretese, come diciamo sempre, soprattutto nelle chiacchierate itineranti nella nostra città Siena col maestro Michele Piattellini, critico d'arte, soprattutto collezionista toscano d'arte, e stasera parliamo di Michelangelo Merisi, meglio conosciuto come il grande Caravaggio. Maestro, come io ti chiedo sempre perché della scelta, ma ti faccio subito una domanda non indirizzata ma che ti volevo fare, cioè questa: so che te, al di là della tua erudizione ovviamente e stessa, prediligi l'arte contemporanea, possiamo definire Caravaggio quasi un pittore contemporaneo? Potrebbe essere un'idea data la sua riscoperta, no? Allora, sì, innanzitutto buonasera a tutti. Volevo ringraziare il Fuori dal Comune Bistrò che ci ospita questa sera qui in via Duprea numero 2. E vicinissimi a Piazza del Campo, vicinissimi a Piazza del Campo, sì. D'arte. Assolutamente, nella culla di Siena. E ho scelto questo grande artista per un motivo particolare, perché sono sempre rimasto affascinato dalla duplice forma che ha avuto la sua esistenza. Da una parte abbiamo infatti l'intellettuale colto, raffinatissimo, l'artista che è riuscito a stravolgere quelli che erano i canoni della bellezza e dell'arte del suo tempo. Dall'altra abbiamo invece l'uomo maledetto, secondo la celebre definizione romantica, un uomo che ha vissuto i bassi fondi della società romana del suo tempo e che ha frequentato bische, bettole, è stato bordelli, è stato colpevole di un omicidio addirittura, di numerosi liti, di numerosi ferimenti, di numerosi arresti, della prigionia, ed è morto malamente, come dice, forse malamente aveva vissuto. Per quanto riguarda la seconda domanda che mi avevi fatto, sì, secondo me Caravaggio è molto vicino a noi, anche perché è stato riscoperto circa 70 anni fa, perché aveva avuto, dopo un successo fulmineo e sfolgorante nel primo decennio dopo la sua scomparsa, aveva conosciuto appunto l'oblio, infatti non si erano più... Muore, diciamolo, anche se dopo passiamo alla nostra, spero, sì, noiosa carrellata cronologica, 1610, quindi dicevi fulmineo celebrità e poi oblio, giusto? Come sì, fulmineo celebrità, acclamato da tutti, da tantissimi artisti del proprio tempo, penso a Rubens, che addirittura fece acquistare una sua opera molto discussa, di cui parleremo dopo, ma anche altri artisti che hanno importantissimi che hanno preso spunto da lui, penso ad Orazio Gentileschi, penso a Simon Vouet, Valentin de Boulogne, Ribera, ma lo stesso Rubens, lo stesso Velázquez, se vogliamo. E poi invece il lungo oblio che dura secoli, fino a quando il grande studioso italiano Roberto Longhi non volle fare una grandissima mostra
a Palazzo Reale a Milano, dove si riscoprì lo straordinario magistero del Caravaggio. Contemporaneo dunque, contemporaneo perché come nella fotografia i suoi quadri sono sempre, rappresentano sempre quello che è il momento decisivo, l'attimo cruciale, quindi un'anticipazione, se vogliamo, del celebre quadro di Robert Capa, il miliziano morto, che alla guerra civile spagnola, esatto, che ritrae proprio il momento del trapasso. Anche in Caravaggio abbiamo queste opere che ci raffigurano un momento preciso, un momento che però aspira anche all'eternità. Date anche i soggetti, quindi dal mondo delle idee, no? Per così dire, per citare Platone, però certo, anche al mondo terreno, benché ovviamente sempre trascendente, perché sì, i soggetti sono quelli sacri. Dopo questa bellissima introduzione del maestro Michele, allora riavvolgiamo il nastro, come siamo soliti fare. 1571, diciamo, perché sì, facciamo subito una precisazione: per quanto riguarda la vita di Caravaggio, essendo una vita piuttosto nebulosa, tante fonti sono ancora oggi discordanti. Basta pensare al nome stesso, no? Allora, la data sembra essere intorno al 1000, diciamo così, no? Sì, 29 settembre 1571 è la data canonica. Perché appunto il 29 settembre San Michele Arcangelo, e appunto per questo sì. Michelangelo. Benissimo. Però si è scoperto, perché prima si credeva da Caravaggio, in realtà si è scoperto poi che molto probabilmente ormai quasi nasce a Milano, i genitori, giusto? Fermo e Lucia, questi genitori, no? Sì. Che tra l'altro, certo, richiamano a proposito di romanzo, Fermo e Lucia, la prima stesura dei Promessi Sposi. Fermo e Lucia, anche sul ruolo dei genitori, cos'erano, maestro? Erano alle maestranze il padre dei marchesi di Caravaggio, di questo piccolo, esatto, ramo degli, esatto, Sforza, no? Sì, esatto. E quindi anche famiglia, Caravaggio aveva comunque un esempio nel padre per poi poter prendere la strada della pittura. Infatti da giovanissimo viene indirizzato a quella che era la bottega del Peterzano, era un artista che si dichiarava allievo di Tiziano, e apprende qui, siamo nel 1584, quindi giovanissimo, 13 adolescente. Anni, adolescente, entra in questa bottega e ci trascorrerà i successivi 4 anni della sua vita. 4 anni sono, questo periodo è molto importante, anche perché si dice che gli artisti appartenenti alla bottega del Peterzano, appunto per questa sua, questo suo legame con Tiziano, avevano anche la possibilità di andare a Venezia a vedere i grandi pittori veneti, Giorgione, Tiziano, appunto, Tintoretto, certo, questo colore, questa colore eccezionale, che queste atmosfere tipiche della pittura veneta. Della pittura veneta. Allo stesso tempo anche i Lombardi, giusto? Anche i Lombardi, assolutamente. Cresce insomma in questo ambiente. Sì. Il Moretto, il Savoldo, il Lotto, dove riceve molti. I Campi, dove riceve molte influenze. E si pensa anche che avesse frequentato la bottega dell'Arcimboldo, quindi un pittore, certo, sui generis, insomma, sì. Che, per chi non lo conosce, è quell'artista che assembla vari ortaggi, frutta, e con quelle compone dei volti, sempre uno diverso dall'altro, un pittore molto surreale, molto surreale. Ecco, qui siamo per i non esperti, come magari anche io lo sono, diciamo, abbiamo passato da una cinquantina d'anni, se non erro, no, il grande Rinascimento, i grandi maestri fiorentini, no, e anche
anche a Roma, appunto, che epoca è quella del manierismo? Che sì, sì, sta svanendo, siamo nel manierismo, sì, tardo manierismo. Si sta per entrare poi nel barocco. Nel barocco, sì, siamo agli albori del barocco. Per dare, insomma, un quadro, anche se poi Caravaggio è Caravaggio. Insomma. Anche se, ecco, il barocco, come dice Montanari, storico dell'arte Montanari, noi parliamo di barocco, se il barocco è realmente esistito, ecco. Che nel senso che noi siamo abituati a dare delle etichette, no? Certo. Per facilitarci un po' la vita, anche se il barocco ha molteplici sfaccettature, ecco, tardomanierismo, barocco, siamo a cavallo di due istanze che sono sì diverse, l'una diversa dall'altra, magari ne parleremo dopo quando affronteremo l'argomento di un quadro importante, la Madonna di Loreto dei Pellegrini, che, nel quale potremo vedere, ecco, magari poi nel montaggio, le due differenze, le due differenti versioni che danno un artista tardomanierista come era il Carracci da un artista più moderno che è Caravaggio. Ecco, dopo allora questa bellissima carrellata, anche per dare un attimo una dimensione globale dell'arte di quel tempo, siamo alla vigilia, Caravaggio è giovane, no? del viaggio, dei viaggi, insomma, che poi la sua patria, anche se lui è grande lombardo, insomma, la sua patria poi diventerà Roma. Roma, sì, sì, sì. Roma, non abbiamo tempo. Notizie di Caravaggio pittore se non a Roma. Ecco, Caravaggio lombardo è a noi del tutto sconosciuto. Infatti, ma quando mi documentavo, no, per questa nostra puntatina, sentivo il professor Sgarbi che diceva che sarebbe che compito degli storici dell'arte di oggi, se la cosa sarà possibile, sarà lo scoop di ritrovare il Caravaggio lombardo, perché lui giustamente, certo, diceva che, certo, non è che inizia il magistero, arriva a Roma e inizia lì, come hai detto te, inizia da ragazzino, ovviamente, con questi grandi influssi, quindi sarebbe bello riuscire a ritrovare, se ci sono in giro, le opere del primo periodo, però al momento ovviamente ho mai detto, certo, che... però come si dice spesso, Caravaggio è uno di quegli artisti di cui ogni tanto, no, saltano fuori i quadri come Modigliani, sì, più o meno veri, più o meno veri. Quindi chissà che non venga fuori, ecco, qualcosa. Allora, però, Michele, dicevi Roma, appunto. Roma. Sì, 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 Roma, il soggiorno romano che comincia, anche qui siamo, le fonti sono nebulose, nel 92 sembrerebbe, prima, fino al 2010 sembrava sicuro che fosse il 1592, l'anno del suo viaggio a Roma, ma successivamente invece abbiamo nuove fonti, hanno definito il suo arrivo in pianta stabile nel 1596. E qui inizia l'avventura, la grande avventura del Merisi. Di poco più che 25enne, cosa dipinge a Roma? Le prime sue capolavori sono assolutamente il Fanciullo morso dal ramarro, sono il ragazzo con la canestra di frutta, sono questi quadri sono, ecco, quelli di genere, anche di genere, anche sì, 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 sì. Ricordo che Siena, per l'appunto, dove siamo proprio a citare, ospitò pochi anni fa, insomma, anche una mostra di Caravaggio, non so se ricordi, dove c'erano, ad esempio, se non vado errando, i Bari o altri i Bari, quadri, il Narciso, sì, sì. Narciso di Caravaggio, che però è un quadro attribuito a Caravaggio di dubbio, attribuzione. Ma per dire che questi quadri di genere, da dove derivano? Dalla pittura anche fiamminga? Sì, esatto, però a differenza della pittura fiamminga, Caravaggio non si sofferma sul particolare come era tipico della pittura nordica. Caravaggio cerca una visione d'insieme, certo, non dimenticando però quella lezione, cioè le sue nature morte sono molto veridiche. Infatti lui cerca sempre la verità nelle sue espressioni artistiche, però c'è qualcosa di più profondo, qualcosa che va al di là della semplice vista. È come se, vedendo un quadro, una natura morta, mi viene in mente la più famosa, la canestra di frutta, quella dell'Ambrosiana. Che mi diceva prima,
scusa se ti interrompo, è la prima natura morta. La prima natura morta come genere a sé stante. Prima non è che non ci fossero stati dei quadri dove raffiguranti ortaggi o frutta, però erano sempre messi in una corollario, in una, corollario di un altro soggetto. Un altro soggetto, esattamente. Mentre invece con questo quadro Caravaggio dà il là a quella che sarà poi una grande tradizione che dura anche fino ai giorni nostri, quella della natura morta o vita silente, come la chiamava grande Giorgio De Chirico, e con questo quadro appunto dà il via. Quadro autunnale, vero? Sembra un po' decadente con questa, esatto, con queste foglie che queste foglie per rimarcare anche questa rivoluzione realista, no? Realista, che lui, certo, porta, certo, assolutamente, senza idealità anche, esatto, lì, giusto? Esatto, e alcuni hanno voluto vedere anche il come dire il l'emblema, no, della vita e della morte, no? Certo, la vacuità, no? Sì, sì, della vita, ecco, che sfiorisce la frutta che è bacata e quindi va a morire. Su questi primi quadri si nota, dicevi che già in vita lui è stato acclamato, no? Già in vita. Prima di compiere i grandi capolavori, anche se ormai sono considerati ovviamente anche questi grandissimi sì, capolavori, sì, sì, lui già sfonda, per usare una terminologia d'impatto moderna, nei grandi ambienti romani, già con questi primi quadri. Questi primi quadri, sì, 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 certo, avrà fin da subito l'ammirazione del Cardinal del Monte, che sarà uno dei suoi protettori. Dopo il Cavalier d'Arpino. Dopo il Cavalier d'Arpino, sì, nel quale parteciperà all'attività della sua bottega, ma ben presto se ne discosterà in quanto non aveva nulla da imparare, con tutto il rispetto per il Cavalier d'Arpino, ma appunto il Cardinal del Monte gli offrirà le prime grandi committenze per la Chiesa. E qui vorrei subito, se te va bene Michele, parlare della celebre ciclo di la Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi, celebre ciclo con fine 500, 1599, esatto, siamo appunto queste tre opere fondamentali che sono la vocazione di San Matteo, il martirio di San Matteo e San Matteo e l'angelo. Ci fu inizialmente, per quanto riguarda il San Matteo e l'Angelo, un rifiuto da parte della committenza, che vedeva questo santo come una figura troppo popolana. Come questo è un grande classico che torna sempre in Caravaggio. Queste committenze, poiché viene notato ovviamente il talento smisurato, lui che alla sua arte, insomma, certo, però a volte non esagera un po', benché, e qui bisogna, per farlo, io cerco sempre di fare anche un quadro storico, benché ci fosse, qui siamo in piena controriforma negli anni 40, quindi 50 anni prima, 60, c'è stato il Concilio di Trento contro la riforma e le istanze del protestantesimo in Europa, quindi ovviamente ci sono varie correnti all'interno della Chiesa romana e cattolica che cerca di riaffermarsi. Ci sono sì anche delle correnti pauperistiche molto importanti, infatti Caravaggio sì. Strizza l'occhio anche a questo. Borromeo, penso. Esattamente. Giustamente. Però allo stesso tempo, spesso, per loro ovviamente, non per noi oggi, i capolavori sono per noi ampiamente non solo conosciuti, amati, ammirati, a volte sembra azzardi un po' troppo, vero? Sì, certo. Hai fatto benissimo. E proprio nella vocazione di San Matteo si vede questa scena nella quale siamo in un'osteria, in una taverna, dove si sta giocando una partita, una visca, si contano le monete, e a un certo punto da una porta entra una luce che illumina la scena e appunto due figure, queste con molto vestiti molto poveri, capelli molto trasandati, che una di queste due figure appunto indica Matteo e appunto il Cristo che gli va a
chiamarlo per portarlo dagli apostoli. Dagli apostoli. Dagli apostoli. Dagli apostoli. Certo. Qui si può iniziare a vedere, perché qui la cosa incredibile, hai citato questo quadro, che sembra quasi questa finestra, no? Esatto. È vero? Il protagonista. Esatto. Insomma, c'è già una, anche a un occhio profano come il mio, quando lo vedi, e sei comunque un po' abituato ai quadri dell'epoca, si vede, no, che è in atto un qualcosa di rivoluzionario. Lo capisci anche se non hai... Semplicemente la luce di Caravaggio, una luce incredibile, cioè lui impagina le sue opere, quelle della maturità, quasi tutte in interni, oppure anche se pochissimi farà... paesaggi su di sfondo, vero? Esatto, uno, due, sì. E in questi interni c'è sempre però una luce incredibile che proviene da questi lumi, da queste candele, oppure dall'esterno, ma è una luce artificiale, non è una luce reale, è una luce trascendente, una luce costruita che in queste grandi scenografie caravaggesche ha il ruolo da protagonista. Questa rivoluzione che avrà bellissimo centro, penso a Ribera, appunto, che sarà uno dei, di quegli artisti che trarrà maggiormente spunto da queste innovazioni luministiche di Caravaggio. Questa, diciamo, appunto, infatti qui il quadro che citavi, no? Emblematico, questa mano del Cristo che, esatto, che sceglie con questo fascio di luce, fascio di luce e d'ombra, quindi obliquo, che va verso, insomma, la scena, la costruzione fa impressione, ripeto, anche non addetti. Sì, per l'epoca, se siamo abituati. D'altra parte bisogna sempre avere un confronto, no? È dal confronto che si capisce ovviamente l'innovazione. I quadri coevi ci sembrano di un'epoca totalmente diversa da quella del Caravaggio, perché lui è riuscito in una maniera incredibile a rivoluzionare tutto. E la natura è appunto l'illuminazione del quadro. Certo. L'altro, siamo sempre appunto, come dicevamo, 1599, a cavallo insomma dei due secoli. L'altra è la Cappella Cerasi, se non mi sbaglio. Cerasi, sì. Anche sì. Lì ci sono questi due santi. Santa Maria del Popolo. Sì. I due grandi santi, insomma, della, sì, della cristianità, Pietro e Paolo. Pietro e Paolo, certo. Ma anche qui sono figure, sembrano figure, insomma, riprese quasi. Ora, io ho in mente appunto la crocifissione a testa in giù. Quella è incredibile. È incredibile. Il quadro incredibile. Sembra un uomo... del popolo, un uomo del, è un uomo del popolo, è un uomo, sì, del popolo. Sì, è un uomo del popolo, come i suoi aguzzini sono, sembrano personaggi proprio presi dai bassi fondi della vita romana. Ovviamente Roma al tempo era frequentata, certo, da balordi, da balordi, e c'erano ovviamente le esecuzioni come nell'Europa del 1500, del 1500, del 1600, non dico all'ordine del giorno, ma frequenti sicuramente. Lui si ispiravano anche a ciò che vedeva, quindi dovendo poi fare scene di martirio, ad esempio come questa, ovviamente lui riprendeva, però immagino lo scalpore che potevano fare, no? Certo, assolutamente, l'impatto è veramente incredibile, il taglio prospettico è assolutamente rivoluzionario, e questa croce che quasi fende, no? La tela, e con questo Pietro che... questo sguardo, no? Come di stupore, no? Per quello che gli sta succedendo, nonostante che avesse proprio chiesto lui, in quanto non degno di essere crocifisso, allo stesso modo in cui fu crocifisso il Cristo, volle essere messo a testa in giù. E anche l'altro, un grande gesto di umiltà, al maestro, insomma. Certo. Religiosamente parlando, per quanto riguarda anche San Paolo, è una scena insomma, emblematica. Sembra quasi anche lì che stoni il fatto che questo grande cavallo può essere, sembra quasi lui, no? A volte il protagonista di una scena. Certo, è vero, assolutamente. Il santo è a terra. È a terra, sì, illuminato in questo momento in cui capisce la sua nuova strada, insomma. E, molto bello come quadro, e ritornando a quello che ti stavo dicendo prima, prende proprio il momento decisivo, è come se fosse un'istantanea, flash. Come se fosse un flash, una fotografia di proprio del momento della caduta,
dal cavallo e dell'illuminazione, no? Mentre altri, insomma, in quel periodo facevano altre cose, insomma, appunto, sì. Siccome si parla, insomma, di scene sacre, è difficile, e dovendo quindi raffigurare, insomma, idealmente l'infinito, l'eterno, il trascendente, è difficile immaginarsi, e questa credo la grande rivoluzione, no, verista, che verista, compie, certo, l'istantanea in cui accade questo momento. E ambiente romano, quindi dicevamo, siamo agli inizi, ci sarà un grande spartiacque che poi è il 1606, quindi certo, siamo a pochissimi anni dalla tragedia, perché di una tragedia si parla, che poi porta a un'altra tragedia, quella definitiva, la morte, e di questi anni, tra committenze, liti, arresti continui, frequentazioni balorde, no? Frequentazioni balorde, sì. Alternate a, invece, appunto, logge papali. Denunce per diffamazione, per esempio la denuncia del Baglione, che fu diffamato da Caravaggio e dagli alcuni amici, e dagli alcuni amici di Caravaggio. E Baglione, lui, che poi, se non erro, è anche poi, fa una sorta poi di biografia, sì, esatto, in cattiva luce, contribuendo a metterlo in cattiva luce, certo, nei decenni a venire. E è divertente il fatto che la deposizione per la denuncia che gli aveva fatto il Baglione gli viene presa in carcere, perché lui era in quel momento era già in carcere perché aveva colpito un ufficiale delle forze armate, insomma, un poliziotto, però dell'epoca. Quest'animo irrequieto poi ha sempre anche grandi potenti che cercano, insomma, di salvare questa pellaccia, sì, certo. Poi evidentemente, insomma, il suo talento era talmente grande che, appunto, i committenti erano disposti a tutto pur di averlo... coprire le sue malefatte, insomma, se così si può dire. Ora io pensavo a un altro quadro da profano, visto che te hai inaugurato questa discussione sul filone delle persone prese dal popolo. Un grande, forse quello che a me ha fatto sempre più scalpore, pure noi siamo abituati a vedere di tutto, siamo sempre a Roma, siamo appunto in questi ultimi anni romani, e io pensavo, se me ne vuoi un attimo parlare, della morte della Vergine, no? Questo della Vergine, quadro, sì, questo ambiente sfoglio, soprattutto questa donna. Soprattutto questa donna che fece scandalo. Infatti il quadro era stato commissionato dalla chiesa di Santa Maria della Scala di Roma e fu rifiutato dalla committenza per quanto considerato inopportuno al massimo livello. Infatti c'è questa Vergine che è in realtà una donna del popolo, una meretrice, la Lena, che adagiata su un giaciglio è con le gambe scoperte fino alle caviglie, una cosa scandalosa per l'epoca, e poi ha la pancia gonfia in quanto morta per annegamento. Qualcuno, io leggevo anche, sostiene sempre in questa vita molto romanzata di Caravaggio, qualcuno addirittura diceva, come si diceva a Roma nel tempo, morta gonfia nel senso addirittura incinta. quindi un doppio scandalo. Comunque risulta forte anche agli occhi di un uomo degli anni 2000, degli anni 2000, no? questo quadro. Però ha un'umanità incredibile, questa è la grande, con i personaggi che sono intorno alla Vergine, che hanno proprio una disperazione che non si era vista, dice Vittorio Sgarbi, dai tempi del compianto sul Cristo morto di Niccolò dell'Arca. Quindi veramente una scena di pathos incredibile. Però, tornando al discorso precedente, se ci sono ovviamente l'ambiente cardinalizio che deve rifiutare, ci sono i grandi che in quel momento giungono a Roma, perché Caravaggio sta diventando, o è già diventato Caravaggio, ha citato un altro grande, forse il più grande pittore nordico, comunque tra i più grandi, di tutti i tempi, che è Rubens, che invece nota che siamo di fronte a un capolavoro, infatti lo fa acquistare, esatto, esattamente.
E poi tornando appunto a noi, ora, parlando di questa grande vita romanzata, siamo giunti al 1606. Prima mi raccontavi anche fuori di trasmissione di offesa dei poliziotti che l'avevano fermato per chiedere porto d'armi. C'era stato un giovane in una taverna che lo aveva denunciato perché gli aveva tirato un carciofo in faccia, l'aveva ferito. Ci sono stati una serie di fatti, di arresti continui. Però diciamo, schermaglia dopo schermaglia, si arriva a un momento clou. Siamo al Campo Marzio, quartiere romano. Ancora oggi alcuni vicoli sono visibili, identici a quelli che al tempo vedeva Caravaggio, e con un suo già rivale, si dice, comunque esatto, per problemi di donne, sì, per problemi di invidia, ora non si sa bene, Ranuccio, se non erro, si chiamasse. Nel gioco della palla a corda, al tempo andava in voga questo gioco, simile al nostro odierno tennis, lo possiamo chiamare anche qui nella nostra città, a Siena c'è un vicolo della palla a corda come lì, esatto, per l'appunto a Roma. Per un problema di squadra, di punti, un problema banale, Caravaggio viene ferito con la daga, con lo stocco, come non so ora di preciso cosa si portasse addosso, alla fine compie un omicidio. Se tutte le volte era stato salvato, c'è bisogno di fuggire. Di fuggire. Grazie però ai Colonna, altri suoi amici, altra sua grandissima famiglia del 500-600 romano, riesce subito a dileguarsi e inizia questa storia fuggiasca, no? Fuggiasca, da fuggitivo scomunicato, e cerca rifugio, vedremo, insomma, in varie parti dell'Italia, anche fuori. Però questi ultimi anni non interrompono il suo genio espressivo? No, lui ha una grande necessità di continuare a produrre, a dipingere, e ci sarà l'esperienza appunto a Napoli. Ecco, io parlerei appunto, di Napoli magari. Napoli, certo, Napoli è un momento importante. Soggiorna ai famosi quartieri spagnoli. Spagnoli, esatto. Avrà un grande seguito. Forse ancora di più a Napoli che a Roma, incredibilmente, ma fonti ci dicono questo, e dipingerà alcuni capolavori, prendo ad esempio uno, Le sette opere di misericordia, che è un quadro straordinario, che appunto raffigura le sette opere di misericordia, ecco, in una impaginazione veramente incredibile, per riuscire, ecco, ad esprimere tutte queste cose in un solo ambiente. Sì. Cosa che salta agli occhi, per l'appunto, ripeto, anche ai profani, quando io mi ci approccio prima di intervistarti, per così dire, è che in questo quadro sembra appunto mancare, ovviamente volutamente, un punto focale di protagonismo. La visione è talmente impaginata, che tutti gli elementi riescono a convivere senza essere ridondanti. Esatto. C'è anche, a proposito della vita romanzata, ci piace anche raccontare questo, dopo Napoli, prima poi di tornare, perché i soggiorni sono due. Caravaggio si sposta a Malta. Sposta a Malta, dove c'è il celeberrimo ordine dei cavalieri di Malta, dove verrà fatto. Lui cerca di entrare, viene fatto cavaliere. E lì, e produce per loro, prima di raccontare poi l'epilogo della breve e anche qui nebulosa esperienza maltese, se non mi sbaglio, fa qui questo un quadro bellissimo, il più grande, che è la decollazione del Battista. Sì, esatto, anche qui un quadro veramente importantissimo, perché questo ambiente che lui riesce a ricreare è assolutamente nuovo rispetto al proprio tempo. L'iconografia, insomma. Esatto, l'iconografia classica, sì, esatto. Lui, come dicevamo prima, predilige gli interni all'esterno, e quindi questa sua visione della decollazione del Battista è assolutamente originalissima, insomma non ha nessun antecedente. Predilige gli interni, secondo te, Michele, per questo discorso
del gioco luminoso. Sì, certo, assolutamente. Poi un altro quadro sul finire che mi sembra venga fatto, esperienza maltese, che diciamolo sempre per cronaca romanzesca, si conclude con Caravaggio che non riesce a frenare come suoi litiga un'altra volta, litiga con un superiore, era proibito, e deve fuggire, fugge senza dire niente a nessuno, cosa proibita perché dovevi comunicare ai superiori gli spostamenti, avrà avuto l'ordine, appunto aveva delle leggi ben definite. Fuggirà poi anche in Sicilia, altra tappa, giusto? Altra tappa, Siracusa, dove a lui dobbiamo la celebre definizione delle atomie come orecchio di Dionisio, no? Che questi, per chi è stato a Siracusa, queste grotte sono delle grotte nelle quali venivano incarcerati i malfattori, e c'è un eco talmente grande che Caravaggio ebbe l'intuizione di ribattezzarle orecchio di Dionisio, dal nome del tiranno di Siracusa, perché proprio coloro che parlavano all'interno di queste grotte venivano capiti anche da chi era fuori, talmente l'eco era ridondante. E a questo periodo, appunto, siciliano si deve uno dei massimi capolavori. Purtroppo ebbe avuto dei rimaneggiamenti ottocenteschi che ne hanno deteriorato un po' la fattura, il seppellimento di Santa Lucia, che si trova in una bellissima chiesa sulla piazza di Ortigia, la piazza del Duomo di Ortigia. C'è questo quadro, anche qui un interno di questa grotta, ecco. Sembrano queste grotte, probabilmente queste grotte, nella quale c'è appunto questa scena di questa donna che viene. Questi due energumeni. Se volete, non è bel male, no? Truci, ma sembrano come sempre, appunto, presi dalla strada, ancora una volta. E diciamo questo contatto con la morte in quest'ultimo periodo è fortissimo. No? Lui sente che si avvicina alla fine perché c'è una condanna a morte in atto. Poi addirittura quando torna a Napoli sarà sfregiato al di fuori di una locanda da dai suoi rivali del cavalierato di Malta, che sono quello hanno inseguito fino a lì, uscirà fortemente sfregiato. E in questa simbologia potentissima della morte io ti vorrei chiedere, quasi in chiusura di questa nostra piccola trasmissione, questo quadro famosissimo, uno degli ultimi, forse l'ultimo quadro nel quale stiamo parlando del Davide con la testa di Golia, nel quale nella testa di Golia è l'autoritratto di Caravaggio stesso, dove lui cerca, come dire, una sorta di perdono, mostrandosi pentito di tutto quello che ha fatto, e anche una proiezione di quello che sarebbe potuto avvenire, cioè la sua morte, la decapitazione. E un quadro di un'intensità incredibile, dove questo volto drammatico, trasfigurato di Golia viene tenuto per i capelli da Davide, e simboleggia appunto la richiesta di Caravaggio di perdono, il perdono che poi sarebbe arrivato, ecco, probabilmente. Che lui in quel momento cercava nuovamente l'intercessione dei suoi amici potenti, romani, l'intercessione del Papa per avere la grazia e poter tornare. Lui voleva tornare a Roma, il suo obiettivo era Roma, infatti prende una piccola imbarcazione, si dirigerà a Porto Ercole, dove lì vagherà per la spiaggia e verrà colpito da una febbre gialla. Febbre malarica. Sì, che lo porterà alla morte. Quindi c'è questa avventura incredibile, no? Ci si immagina
il più grande del tempo che vagabonda in queste terre. Un tempo, tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, siamo a Siena, che Porto Ercole era stato fino a 50 anni prima, insomma, della Repubblica di Siena. Non ovviamente c'entra poco, è solo per dare una nota sempre del periodo in cui siamo. E allo stesso tempo, insomma, questo grande personaggio che vaga ammalato, insomma, e consuma lì la propria vita. Ma la leggenda vuole, se non erro, che pochi giorni dopo poi arrivò. Arrivò veramente il perdono papale. Insomma, sarebbe potuto rientrare a Roma, magari chissà quali altri capolavori avrebbe potuto dipingere. Non è sempre molto difficile capire in questi artisti che muoiono giovani quale sarebbe stata poi la loro futura produzione. Ecco, ci sono stati maestri che hanno, come penso al grande Michelangelo, il grande Tiziano, che hanno avuto una vita molto lunga e che hanno saputo sempre rinnovarsi comunque sia, nonostante aver ottenuto anche già in giovane età delle conquiste eccezionali. E quindi anche altri, come te dicevi, ad esempio del grandissimo ovviamente Picasso, che però tocca forse gli estremi del proprio talento, non certo a 50-60 anni, esatto, una vita assolutamente lunga, quello non si può mai dire, che in Basquiat, no? lo dicevamo, questa parabola così, questa meteora così lucente, che già probabilmente aveva detto tutto 27 anni di vita, e chissà cosa. Caravaggio muore un po' dopo, ma insomma muore un po' dopo, 39 anni, sì, siamo sempre. Quindi, per concludere, ovviamente sempre ringraziando Mattia, il nostro, come si dice, cineasta, e le nostre ragazze sono venute a trovarci, le vogliamo ringraziare, perché abbiamo sempre un piccolo ma gentilissimo pubblico. Il nostro ristorante, sì, il nostro ristorante che ci ospita fuori dal comune Bistrò, qui in via Duprea numero 2, che gentilmente ci ha concesso di fare le nostre riprese. Quindi l'ultima domanda che ti faccio io, Caravaggio, può essere una domanda banale, perché ovviamente poi la risposta che io do a sentirti raccontare è sicuramente sì, ma perché Caravaggio è così importante? Nel senso, se noi parliamo dei grandi pittori, no, della storia dell'arte, immagino i più acclamati, Picasso e Van Gogh, no, che noi abbiamo trattato. Sì. Ma pian piano nel Novecento Caravaggio, sarà per questo suo maledettismo o sarà per il suo grande magistero, come giustamente l'ha accennato, è diventato un grande idolo. Tanto è vero, certo. Tanto è vero che una ricerca che io lessi del 2012 lo metteva al primo posto tra i grandi pittori italiani. Prima c'era Michelangelo e basta, ma ora era sopravanzato nel gusto popolare. Il gusto popolare sia quello. Sì. Ti volevo fare una domanda, è questa qui: quanto conta in lui, come in tanti altri artisti che si sono fatti, questa aurea maledetta? E quanto conta però in realtà il suo grande talento? Qual è delle due che pensa di più, secondo te? Sì, allora, per quanto riguarda probabilmente l'approccio di cui parlavi te del grande pubblico, è innegabile che questa vita rocambolesca e maledetta abbia influito assai nella considerazione, ma non dimentichiamoci, come raccontavo prima, che lui torna in auge in un momento, siamo negli anni 50-51, se non ricordo male, la grande mostra di Roberto Longhi, nel quale si stava esprimendo un artista come Guttuso, di cui abbiamo parlato la puntata scorsa, anch'esso legato alla realtà. Quindi c'era un ritorno anche alla realtà e un ritorno anche agli umili, agli ultimi, all'interesse per il popolo, no? Certo. Partito Comunista, penso a quello. Il grande committente di Guttuso, si può chiamare, esatto. Penso a il grande prestigio e la grande fama che ebbe, sempre siamo più o meno in quegli anni, un intellettuale come Pasolini, che molto spesso è stato avvicinato a
Caravaggio per questa duplice, no? Certo. Vita, da una parte l'intellettuale molto raffinatissimo, dall'altra il frequentatore di ambienti, di borgate, certo, di ambienti... Ragazzi di vita, ragazzi di vita, come lui scrive. Quindi sì, il maledettismo è importante, ma quando poi lui riemerge, riemerge per l'importanza... Riemerge per l'importanza culturale, storica, artistica che ebbe nel suo tempo. Benissimo. Maestro, abbiamo già in mente la prossima puntata? Allora, la prossima puntata ancora non ci ho pensato. Però ci sinceramente, penseremo, abbiamo il maestro un grande ventaglio. Sì. Io pensavo, mi sarebbe piaciuto Jackson Pollock, torniamo al Novecento, espressionismo astratto, il grande artista americano del dripping, no? Famosissimo, questo corpo a corpo con la tela che lui inventa, e poi che una vita breve, intensa e tragica, dannata, come piacciono a noi. Che noi facciamo parte del grande pubblico. Anche noi siamo il grande pubblico, assolutamente. E quindi grazie ancora alla Zatra, Michele Masotti e Michele Piattellini. Grazie mille, ciao. Ciao, buonasera.